tutti, Franz dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Parliamo subito di queste qualifiche del Gran Premio di Austin negli Stati Uniti. Praticamente le qualifiche si sono svolte ieri tardissimo. E io sto facendo una live, quindi non l'ho potuta seguire in diretta. Adesso ho qui la classifica volante. Vi dico cosa ne penso un po' al volo. Secondo me ci sono molte penalità, però non ho fatto in tempo proprio a capire nulla. Giudicheremo semplicemente quello che sarà la griglia di partenza e cosa mi aspetto io dalla gara in sé. Quindi chiaramente anche le prospettive un po' di quello che potrebbe succedere, perché sono cose veramente interessanti da poter giudicare. Speriamo bene, dai, speriamo bene. Sarà una gara divertente. Le pagelle della gara che seguirò, quindi la gara completamente la seguirò e ne parleremo domattina, appena sveglio farò le pagelle. In più, martedì faremo l'approfondimento, quello che arriva sempre il lunedì sulla Formula 1 lo sposteremo a martedì, dove parleremo dei temi più importanti appunto del Gran Premio di Austin, Stati Uniti. Prima di partire, come al solito, vi dico, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris offerte Amazon, su quello ufficiale di Telegram Supercorris 84 e su Fruitlab. Allora, raga, partiamo subito dal fondo. George Russell, presumo ci sia una penalità qua. Ora, io qua dove ho i risultati non c'è scritto, perché penso che Russell l'ultimo non lo vedo proprio, quindi... vabbè, risalire dall'ultimo posto con una Williams è molto complicato, perciò presumo farà molta fatica. La vedo dura per i punti, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso davanti, però Russell veramente problematica una rimonta con una Williams che nelle ultime gare mi ha un po' deluso, raga. Senza voto Russell mi ha un po' deluso, perché ha perso un po' quella scia di progresso che stava avendo. Quindi vedremo cosa accadrà in gara, però lo vedo in difficoltà. Fernando Alonso 19esimo, stessa cosa, senza voto, presumo sia una penalità pure per lui. Ripeto, non vi arrabbiate se non sono riuscito a vedere tutto, ma sono oberato di impegni oggi. Però Alonso può risalire, perché secondo me la macchina non è male. Sarà dura prendere la zona punti, perché deve fare tanti sorpassi, però se uno azzecca la partenza, soprattutto a Austin dove c'è la curva a sinistra e quel pezzo di rettilineo, puoi anche recuperare tante posizioni. Vedremo. Chiaramente dal 19esimo posto è dura, ci vorrebbe un miracolo, ma Alonso non è nuovo a questi miracoli. Senza voto anche Vettel, l'altra secondo me penalità. Che dirvi, raga, Vettel... non lo so, la vettura non sta andando bene ultimamente. L'Aston più va avanti il campionato, più ha problemi di sviluppi, perché essendo un team che non ha tutti questi fenomeni come tecnici, ha problematiche. Quindi Vettel lo vedo, sì, può risalire qualche posizione, ma io vedo più impossibilità Alonso di recuperare sulla zona punti che su Vettel. Vedremo la gara, dai, due campioni del mondo che partono così dietro promettono spettacolo. Poi c'è, vabbè, Mazepin, che in casi normali sarebbe partito, credo, ultimo. Mazepin, raga, dai, alla fin fine parte 17esimo, non vedo cose positive in gara, anzi, secondo me in gara retrocederà, come anche Schumacher 16esimo, quindi anche questi senza voto, perché io credo che alla fin fine sono piloti che non potranno combinare nulla di che, retrocederanno e torneranno nelle loro posizioni solite, quindi ultimo e penultimo. Purtroppo l'AS non porta sviluppo e questo è il problema. Mi delude Kimi Raikkonen nel 15esimo posto, gli diamo un bel 4, perché con Giovinazzi così avanti, vedere Raikkonen 15esimo è una delusione. Poi in gara le cose cambiano sempre, perché Raikkonen è più un animale da gara tante volte, Giovinazzi fa delle buone qualifiche e poi in gara si perde, quindi Raikkonen secondo me in gara può risalire un po'. È chiaro che su questa pista dove i tempi sì sono ottimi, ma secondo me l'Alfa può avere una piccolissimissimissimissimissima possibilità, se si ritira qualcuno, se succede qualcosa, anche di issarsi in zona punti. Sarà dura, sarà molto dura. Speriamo che Kimi torni su. Latifi, voto 6, 14esimo, comunque si mette dietro a Raikkonen. Dai, non male, non male, perché Williams comunque, ripeto, in questa stagione ha stupito per essersi riportata comunque a un buon livello dopo anni difficili. E Latifi non male, dai, alla fin fine non mi è dispiaciuto. Vediamo in gara se sarà costante oppure se continuerà a fare le sue solite gigionate che fa sempre, perché Latifi anche lui in gara spesso retrocede. Giovinazzi voto 7, buonissima qualifica.
Vabbè, lontano dalla prima posizione, però si butta dietro Raikkonen di parecchio, quindi alla fin fine Giovinazzi in questa gara mi sembra abbastanza in forma. Certamente è troppo tardi per il suo futuro perché si doveva svegliare prima. Spesso ha fatto buone qualifiche quest'anno, poi vanificando tutto in gara, quindi vediamo un po' se questa volta sarà più costante. Però vedo anche che da Tsunoda, che comunque si è qualificato in top 10, ci sono 7 decimi di distacco. È una gara dura per l'Alfa Romeo. Però se succede qualcosa non è detta l'ultima. Ocon, voto 6, alla fin fine, dai, al ridosso della zona punti. Non mi entusiasma tanto questo pilota, soprattutto nelle ultime gare. Comunque, dai, se succede qualcosa lui è il primo che può approfittarne. Quindi alla fin fine c'è. Alonso dietro tornerà su, io stravedo per Alonso, lo sapete, rispetto a Ocon sono due passi e due carature diverse, però dai, partire undicesimo non è male, non è male. Certamente in gara ci vuole tutt'altra sostanza, ha fatto una qualifica non eccezionale, non come posizione, come tempo, intendo. Vediamo un po' cosa farà in gara. Allora, top 10, Tsunoda, voto 6. 6 per Tsunoda perché? Beh ragazzi, Tsunoda non mi è dispiaciuto. Io mi sto. Aspettate un attimo che sto cercando. Eccolo qua. Allora, Tsunoda non mi è dispiaciuto. Alla fin fine, tempo decoroso, ma non niente di eccezionale. Se andiamo a vedere, da Gasly ha preso una mazzata paurosa, tanto per cambiare. Però se concludesse in zona punti non sarebbe male. L'Alfa Tauri quest'anno è una vettura molto costante, molto buona, veramente. Dietro i primi quattro team è la migliore, secondo me, per costanza e per quello che ha fatto. Se Tsunoda avesse portato più punti, l'Alfa Tauri il quinto posto lo prenderebbe tranquillamente, a scapito di Alpine, di Aston Martin, tutte queste altre vetture. Dai, vediamo. L'importante per Tsunoda è prendere punti, perché anche lui tante volte ha fatto buone qualifiche e poi in gara certe volte si perde. Valtteri Bottas, voto 5. Vabbè, problemi, penalità, quello che vi pare. Parte nono. All'atto pratico, comunque era risultato abbastanza lento in qualifica. Quindi le aveva prese da Hamilton, le aveva prese da Perez, quindi Bottas recupererà sicuramente. Io secondo me Bottas lotterà per il podio. È chiaro che se scappano davanti e non succede nulla, è difficile riprendere anche Perez, perché abbiamo visto che Perez ha passo in questa gara, a quanto sembra. Però io penso che Bottas sopravanzi anche le Ferrari se non avrà problemi, perché ha un passo superiore. È inutile prenderci in giro. La Ferrari va bene, ma non va bene a quel punto da tenersi dietro Bottas, secondo me. Poi vediamo, la gara è tutta da capire. Pierre Gasly, voto 7 perché non è riuscito a mettersi dietro i top team, nessuno dei top team. Quindi abbiamo visto che Gasly quest'anno tante volte in qualifica è riuscito a stare davanti anche a McLaren e Ferrari. Questa volta non riesce il gioco. Però comunque da quasi un secondo al compagno di squadra, raga, è tutto dire. Gasly può prendere punti, pilota incredibile, pilota sottovalutato tanto, che meriterebbe una Red Bull, meriterebbe un top team, non l'avrà. E chiaramente è una delusione. Io penso che i punti Gasly, salvo imprevisti, li prenda tranquillamente. E chiaramente si deve guardare dal ritorno dei vari Ocon, Vettel, Stroll e tutti quelli che gli partono dietro. Però secondo me ce la può fare tranquillamente. Anche perché, ripeto, il tempo c'è ed è buono. Lando Norris, voto 5. Sì, parte settimo, ma abbiamo visto che alla fin fine le prende anche da Ricciardo. Di pochissimo, parliamo di un niente. Però voglio comunque, in un'annata dove hai messo sotto Ricciardo praticamente ovunque, tranne Monza, le prendi qua. McLaren, come vi ho già detto, non perché. Non stiamo parlando, ragazzi, di risultati clamorosi. Abbiamo visto che a livello di tempi stanno là McLaren e Ferrari, eh. Però, come vi ho detto, se Ferrari migliora il motore, può farcela prendere il terzo posto nel costruttori perché è migliore di McLaren. McLaren, a parte un gran motore, a livello telaistico e aerodinamico, è una vettura abbastanza inferiore a Ferrari. Chiaramente Austin c'ha il rettilineo del box lunghissimo, c'ha il rettilineo quello là stralungo dove le vetture Mercedes guadagnano sicuramente su tutti. E là si possono veramente, oltre che difendere, anche attaccare. Però Norris questa volta le prende da Ricciardo, anche a livello psicologico. Deve stare attento a non avere troppa foga di risalire, perché qua deve prendere i punti. E deve soprattutto cercare di sopravanzare le Ferrari. Ricciardo, voto 7, perché si mette dietro Norris in una delle poche volte nella stagione. È praticamente fotocopiato a Sainz e non lontano da Leclerc.
Quindi comunque McLaren c'è su questa gara, ripeto, McLaren secondo me nelle parti veloci è avvantaggiata, nelle parti guidate è svantaggiata, quindi è un po' un misto, però se andiamo a stringere stanno là, tra McLaren e Ferrari. È chiaro che devono cercare di sopravanzare la Ferrari perché sennò i punti costruttori siamo là e quindi sarebbe veramente una mazzata. Vediamo un po' se Ricciardo si riesce a tenere dietro Norris, però sarà una gara dura perché Norris lo braccherà comunque e ovunque. Vedremo, vedremo. Ricciardo quindi dovrà guardare sia dietro il suo compagno di squadra che davanti le Ferrari che deve cercare di sopravanzare. Sarà una bella gara sicuramente, soprattutto tra questi due team che si giocano il mondiale costruttori. Carlos Sainz, voto 6. Ma non per altro, raga, non per altro, non ha preso un distacco enorme da Leclerc, però è dietro di comunque 2 decimi e ha fatto il suo perché chiaramente tenersi dietro le McLaren vuol dire fare il suo. Vediamo in gara, chiaramente per me Leclerc ha sempre qualcosa in più, però a Sainz gli viene chiesto di fare un garone cercando di tenere la posizione perlomeno e tenere dietro le McLaren. Ripeto, non sarà facile perché nei rettilinei la McLaren ti può attaccare. Tipo a passare perché una vettura è la più veloce praticamente insieme alla Mercedes. Però è chiaro che se tu li tieni dietro nella parte guidata, poi in rettilineo puoi avere quel vantaggio. Chiaramente Sainz proverà anche a sopravanzare Leclerc. Speriamo che non facciano cacchiate perché qua ci vogliono i punti per la Ferrari. Quindi non voglio vedere incidenti inutili. Charles Leclerc, voto sicuramente ottimo perché si becca un 8. Dietro i top team c'è lui. Vabbè, Bottas sarebbe stato avanti, però non fa niente. C'è lui. Prende un distacco abbastanza corposo perché parliamo di 7 decimi, quindi quando vi dico io la Ferrari non è ancora a livello di Mercedes e Red Bull. Però è chiaro che il risultato qua è buono. Se arrivasse quarto Leclerc sarebbe già una grandissima cosa. Bisogna tenere dietro McLaren e guadagnare punti nel costruttori e bisogna guadagnare qualche punticino anche nel campionato piloti che non fa mai male. Si spera che non faccia errori, si spera che faccia una gara corposa, ne sono convinto se non avrà problemi. Però vedo proprio lontano dai primi tre che secondo me scapperanno. Scapperanno inevitabilmente. Allora, Sergio Perez, voto 7,5-8, dai. Un misto. Tempone, se fosse stato davanti a Hamilton sarebbe stata veramente l'apoteosi perché era quello che gli si chiedeva. Ci è andato vicino. È una delle poche gare dove Perez è veramente in palla anche dalle qualifiche. L'abbiamo visto sempre in enorme difficoltà quest'anno nelle qualifiche. Sempre molto dietro e questo non è sicuramente positivo. Se Mercedes già è con quasi una mano e mezza sul titolo costruttori, è colpa di Perez che non è riuscito a portare i punti che avrebbe dovuto portare. Chiaramente Perez sa che torna Bottas. Secondo me Bottas può arrivare quarto in questa gara e con una strategia azzeccata provare a recuperare su Perez. Se riuscisse a tenerlo dietro, è chiaro che Perez farebbe guadagnare qualche punto in Red Bull e tenere aperto il discorso costruttori, che secondo me è chiuso, Partiamo dal presupposto. Però Perez dovrebbe fare una cosa ancora più clamorosa, che sarebbe quella di tenere dietro Hamilton. Se riesce a sopravanzare Lewis in rettilineo, la prima curva, la partenza e tenerlo dietro, e là veramente sarebbe una gran figata, perché comunque farebbe un lavoro incredibile per il titolo piloti. È chiaro che Perez comunque a livello di passo secondo me qualcosa perde dai primi due. Vedremo, speriamo che tenga, perché davvero è l'anello di congiunzione ideale tra Verstappen e il tentativo di fuga nel mondiale piloti. Ci proverà, vedremo. Lewis Hamilton voto 8 perché tanto quando va male, per esempio in questa pista sembrava poter dominare, poi la Red Bull esce fuori e Hamilton fa comunque un'ottima qualifica. 2 decimi da Verstappen non sono nulla perché abbiamo visto tante gare in cui con distacchi anche superiori, poi in gara Hamilton è riuscito a stare là. Quindi io non vedo minimamente Hamilton in difficoltà, raga, e non ci pensate per niente a chi crede che Hamilton possa avere problemi. Non è così. Hamilton è veramente in ottima condizione ed è pericoloso. Non sbaglia mai, quindi la prima cosa per Verstappen e la Red Bull è non sbagliare. Avercelo così vicino apre scenari enormi perché abbiamo visto che Mercedes ha sempre tattiche e strategie incredibili. Quindi vediamo, raga, Hamilton se non prende la prima posizione al via poi soffrirà un po' perché comunque stare dietro a Verstappen e magari il rettilineo non lo passi, puoi soffrire con le gomme. È chiaro che si deve guardare anche da Perez perché se ti si butta avanti Perez sono cavoli. Vedremo, raga, vedremo, anche perché Austin è anche un circuito che favorisce l'ipotetica entrata di safety car, quindi può succedere di tutto.
Max Verstappen, voto 10, gli diamo un 10 perché qua sembrava veramente dalle prove libere che Red Bull era in enorme difficoltà nei confronti di Mercedes, era dietro ed invece ti caccia la pole position. Sono contento perché significa che il mondiale continua a essere aperto. Si sfidano due team forti. Io credo che Verstappen in questo momento davvero sia perfettamente ai livelli di Hamilton come pilota e Red Bull perde qualcosa rispetto a Mercedes a livello di vettura, ma siamo là. Il problema è il muretto. Red Bull certe volte fa delle tattiche e delle strategie senza senso. Speriamo che non le faccia questa volta. È chiaro che Verstappen non deve far passare Hamilton al via. C'è paura per il via perché con quella curva tutta a sinistra, così impervia, Verstappen e Hamilton che lottano per il mondiale, che sono ai ferri corti, potrebbero fare qualche pazzia. Speriamo che non succeda niente. Verstappen deve provare a vincere perché se vince qua ormai a poche gare dalla fine iniziano ad essere punti pesanti. Speriamo che Perez gli dia una mano una volta ogni tanto. Ma veramente ottimo Verstappen, mi ha stupito e non me l'aspettavo. Quindi fatemi sapere che ne pensate. Ci vediamo domani per le pagelle della gara. E un saluto da Supercore, Svaglio.